1252 euro netti, questo lo stipendio in busta paga del mese di agosto 2022, comprensivo di straordinari e festivi, di un bagnino regolarmente assunto in uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta. A denunciare le retribuzioni di chi lavora nel turismo in Versilia è stato un nostro telespettatore, alla luce dell'allarme sulla mancanza di personale nelle strutture. Una cifra mensile che lascia pensare a integrativi fuori busto e che conferma come i contratti del settore siano fermi a salari di quasi 10 anni fa. Secondo molti addetti del settore, questo è uno dei veri motivi per cui negli anni sempre meno giovani vogliono lavorare al mare o negli hotel. Ne sono consapevoli i sindacati che chiedono il rinnovo dei contratti nazionali del lavoro. E finalmente abbiamo smesso di sentire le polemiche legate al reddito di cittadinanza. Il governo lo sta smantellando. Di fatto si parla di un'emergenza che coinvolge il settore dell'agricoltura e del turismo, su cui c'è mancanza di manodopera e si verte sull'esigenza di assumere migranti. Io penso che il problema principale del settore sia quello che affermavamo noi da tempo, che lavoratori, soprattutto i più giovani, non hanno più voglia di essere sfruttati. I contratti sicuramente devono essere adeguati, oltre a un discorso di nero, purtroppo, che magari con altre forme contrattuali emerge anche, però c'è un problema di lavoro grigio, cioè tante persone lavorano moltissime ore, sappiamo che la stagione è un periodo di sacrifici da parte dei lavoratori, sacrifici che molto spesso, sia per quanto attiene alla professionalità, quindi al riconoscimento dei livelli di inquadramento adeguati, che per quanto attiene appunto alle ore contrattuali effettivamente lavorate, molto spesso non vengono riconosciute. Questa è un'ulteriore piaga del settore.